Tele. Curva bianco-blu. Eccoci, ci siamo anche oggi, un cordiale saluto, buon pomeriggio, 18 passate da 11 minuti in diretta a Ciao Como Radio e anche a ciaocomo.it con il nostro streaming, come sempre con la webcam in diretta per lo sport. Oggi lunedì, come sempre, appuntamento dedicato al Como. Eccoci qua con anche le immagini, grazie ai nostri registi, Luca Tommasoni, Paolo Bianconi che ci assistono. Un saluto va subito a Ginevra Tagliaferri, ciao Ginevra, buon pomeriggio, ha detto stampa del Como, e oggi con Ginevra, new entry, è il caso di dirlo, io so che non è mai venuto a trovarci, ma ci fa davvero piacere, per la prima volta lo abbiamo qua con noi, il portierone del Como, Diamante Crispino, che saluto, ciao, buon pomeriggio. Grazie, grazie. La presenza di Diamante, che è un nome, adesso ci facciamo raccontare come nasce questo nome, è importante perché sabato, allora Diamante, iniziamo subito con te, poi i nostri registi hanno già pronto anche il video che mostra quello che tu sei riuscito a fare sabato, pronti via ad Alessandria, partita fondamentale, Diamante, dopo 15 minuti l'Alessandria usufruisce di un calcio di rigore per un fallo di Ambrosini. Che cosa ti è passato per la mente in quel momento, visto che ci avevi tutta la responsabilità tu in quel momento? Perché prendere gol voleva dire, insomma... Sì, prendere gol in quel momento era complicare un po' la partita. Per usare un eufemismo, per usare un eufemismo era complicare. Per fortuna l'ho parato e per fortuna poi a fine del risultato finale è stato... Ecco, lo stiamo già vedendo, giusto, il rigore, Luca? Lo stiamo già vedendo in questo momento? Sì, lo stiamo vedendo, perfetto. Ecco, intanto ci sono le immagini di questo calcio di rigore di sabato ad Alessandria con l'Alessandria, con Cavalli, se non sbaglio, che ha tirato Cavalli. Ecco, questo è il momento quindi importante. Ce lo facciamo raccontare da te, Diamante. Ecco, ti vediamo di spalle, eri tranquillo. Cosa hai pensato in quel momento? Se si pensa qualcosa, Diamante. Ma un po' pensavo dove potesse calciare l'attaccante, poi ho scelto una parte, lui l'ha calciata lì e l'ho parato. Perfetto, allora vediamo intanto, ecco questo qua è il rigore, il tiro di Cavalli e la parata di Diamante proprio con grande sicurezza, insomma non hai avuto nessun dubbio, sei andato, hai... diciamo scelto l'angolo Diamante. Cercando di partire più tardi possibile, vedendo anche dove potesse tirarla e poi ho scelto bene. Beh, bravo, complimenti, sì. Complimenti davvero, perché io devo dire che la stagione del Como, Ginevra, passa anche da questo rigore di Diamante, o sbaglio? No, perché in effetti era... Ma vabbè, comunque lui ha sempre fatto una buonissima stagione, non so se si sono poi alternati lui e Falcone, ma comunque le sue parate si sono sempre fatte notare subito fin dalla Coppa Italia di agosto scorso, oltretutto col Frosinone, ricordiamoci, una grande partita. È vero, è verissimo. Diamante, è la tua prima stagione importante questa a livello... Sì, tra i professionisti, giusto? La prima la stagione. L'anno scorso pure ero qui, però ho giocato due partite, ho giocato pochissimo. Ecco, quest'anno quindi hai sentito subito la fiducia da parte, prima c'era Colella, poi adesso è arrivato Sabatini, quindi hai avuto subito la fiducia del mister. Per fortuna entrambi i mister mi hanno dato fiducia, comunque non è facile per un ragazzo del 94, la sua prima esperienza. 21 anni, giusto? Sì, 21 anni, a settembre. E comunque non è facile la prima stagione tra professionisti, che rispetto alla primavera è tutto un altro campionato. Ecco, quindi come la giudichi finora questa tua stagione? Adesso, quello che abbiamo visto è forse il momento clou, calcio di rigore parato, che poi chiaramente per il portiere è sempre il momento forse più importante, chiaramente come per l'attaccante fare gol ovviamente, e questo quindi è il momento di sabato, però in generale questa tua stagione come la giudichi? Non so a me giudicarla, però io la giudico positiva, come con qualche errore, spero che sia, penso che sia normale qualche errore nell'arco dell'anno, però nel complesso io la giudico positiva.
Allora, positiva secondo Diamante la sua stagione. Io vi ricordo il 348-40, lo vedete anche il numero di SMS 348-44-15-730 sopra pressione per mandare dei messaggi, ovviamente per il portiere del Como, ospite questa sera qua in diretta con Ginevra Tagliaferri di Curva Bianco-Blu. Allora, dicevo, questo nome particolarissimo, prezioso, da dove nasce? E nasce da mio nonno, e cioè da noi al sud c'è consuetudine di mettere i nomi dei genitori . Quindi il tuo nonno si chiamava Diamante. Mio nonno paterno si chiamava Diamante. Ecco, di dove sei? Io tuo primo ho detto, tu sei di Napoli, ti ho detto no, sono di dove sei, il paese è giusto. Il paese si chiama Orta di Atella, che è in provincia di Caserta. Provincia di Caserta, quindi ecco. Senti, Diamante, hai iniziato lì a giocare? Dove hai iniziato? Come hai iniziato a giocare a calcio? Ho iniziato come tutti da piccoli, per strada, poi avevo un campetto vicino dove abitavo e dove mi allenavo ogni tanto. Poi i miei genitori mi hanno iscritto a una scuola calcio e da lì poi a 10 anni ho iniziato nel Napoli e fino a 2 anni fa. Ma hai iniziato a fare il portiere? Cioè sì. C'è stato subito questo feeling con il ruolo, Diamante? Cioè hai subito iniziato, non è che hai iniziato a fare l'attaccante e poi sei andato in porta? No, portiere. Mi è sempre piaciuto, anche perché mio padre si dilettava così tra gli amici in porta. E chi è il tuo mito, Diamante, sinceramente, tra i numeri uno? Vabbè, penso Buffon. Buffon, sì. Ho capito, perfetto. Senti, una valutazione che mi stavo facendo prima di arrivare qua in trasmissione, direi che è la giornata dopo quei bruttissimi episodi che ieri abbiamo visto nel calcio professionistico, molto più importante di voi, che credo vanno assolutamente censurati, banditi assolutamente, gli incidenti di Torino, il pugno di Bergamo, cosa che tra l'altro purtroppo a Como conosciamo bene anche qualche anno fa, anche Ferrigno e Bertolotti, insomma, che hanno avuto a che fare proprio negli spogliatoi. Ecco, un calciatore giovane, 21 anni, professionista al primo anno, cosa pensa di fronte a queste cose? Perché ieri sinceramente ho visto anche i bambini, mio figlio stesso, che insomma era abbastanza incredulo, e chiedeva come mai i tifosi picchiavano contro il pullman della Juventus. Credo sia la domanda più banale, fatta da un bambino, ma è ovvio. No, due episodi, sia quello di Torino che quello di Bergamo, molto molto negativi, cioè proprio... Anche visti dai bambini, vedere un pullman che passa tra la gente, cioè, che scaglionavano delle pietre. Sembra sinceramente Diamante proprio una cosa, una guerriglia che, per una partita di calcio. Sì. Questo, purtroppo secondo me dappertutto in Italia che il calcio non è vissuto come da altre parti. Cioè, per esempio, tu sei del sud, sì. Ok, quindi come hai detto con la Lucia Casetta. E quindi qualche episodio simile ti è capitato in passato? Hai avuto oppure? Vabbè. Ma cioè sì, ma come penso in tutta Italia, sì, chiunque calciatore è capitato un episodio di quel genere. Solo che secondo me si dovrebbe cambiare un po' proprio la mentalità dei tifosi. E purtroppo è difficile farlo in Italia. È un peccato però, perché i tifosi insomma devono assolutamente capire che questa, la guerra è un'altra cosa, questa sì. È una partita di calcio, questo vabbè. Chiudiamo questa parentesi perché ovviamente è stato incresciuto, ma era giusto ovviamente chiederti questo. Senti, a proposito dei tifosi, ecco, ne abbiamo un paio che chiedono invece che valutazione fai tu. Allora, Diamante, del finale di stagione, grande Diamante, dicono, c'è un tifoso che dice grandissimo, sabato hai avuto un grande sangue freddo, complimenti, c'è un altro che dice bravo, complimenti, avanti così, portaci nei playoff. Però, ecco, in generale ci sono un paio di messaggi che vogliono sapere, a questo punto chiedete appunto a Crispino che valutazione fa lui delle ultime due partite. Mancano due partite, giusto Diamante? Una venerdì, si gioca venerdì 1° di maggio, e l'altra la domenica 10 maggio. Esattamente, al 10 di maggio, esatto. Quindi due partite, lo scontro anche diretti molto importante. Cosa ne pensi, Diamante? E i playoff, si è continuato a parlare in queste settimane, sì, è possibile, eccetera, eccetera. Sembrava tutto perso la scorsa settimana, invece la vittoria di Alessandria, insomma, vi ha galvanizzato non poco. Adesso?
perché cioè, noi non vogliamo, come si vuol dire, morire, ma vogliamo combattere fino alla fine. Adesso ci sono due partite molto importanti, però cioè, anche vincendo tutte e due purtroppo non dipende solo da noi. Purtroppo e, sì. Cioè, noi ci crediamo e speriamo anche in un passo falso delle nostre concorrenti. Speriamolo davvero, perché sarebbe veramente coronare una stagione sicuramente importante. Diamante, senti, c'è un altro tifoso che invece dice: come mai questo capitombolo in Coppa Italia, il riferimento era la partita di andata, il Cosenza è troppo forte secondo te rispetto a questo Como? Va detto che il Cosenza, insomma, credo non abbia rubato nulla, cioè la Coppa sarebbe meritata, giusto Diamante? Sì, però c'è... Che abbiamo fatto una coppa, cioè, penso, straordinaria. Molto, molto, molto. E purtroppo abbiamo sbagliato una partita e cioè, in una finale questo costa, e tanti, abbiamo visto che costa tantissimo. Ma l'avete, secondo te, sbagliata psicologicamente quella partita, l'approccio psicologico? Anche perché come, cioè, voglio dire, fino a quella partita, insomma, era stato, come hai detto tu giustamente, un cammino importante, non avevate neanche preso gol. Insomma, una squadra che era andata, poi che succede? Cioè, il Cosenza, certo, merito il cappello al Cosenza, però 4 gol. Così. Non credo che cioè, mentalmente siamo entrati molli, perché comunque era una finale. Cioè, penso come forse la maggior parte di noi non è che abbia vinto tantissimo. Comunque era un trofeo che noi tenevamo molto e ci credevamo, solo che. Come penso in questo sport succede, abbiamo sbagliato una partita e l'abbiamo pagata carissimo. Peccato, peccato davvero, anche se peccato. Giustamente bisogna riconoscere anche il merito, no? Il valore sì, quello... assoluto e il merito di questo Cosenza che voi avete affrontato in finale. Allora, Ginevra, a questo punto, vabbè, innanzitutto venerdì si gioca alle... Diamo venerdì, qualche istruzione. Sì, allora. Venerdì si gioca alle 15 contro il Pavia, in casa nostra. Quindi scontro diretto scontro anche questo diretto, contro il Pavia. Sì. Poi l'ultima invece a Mantova, lo ricordiamo, l'ultima della stagione regolare a Mantova. Sì. Okay, le informazioni biglietti sono già sul sito, okay. Poi adesso in serata metterò anche una nuova iniziativa sempre legata a venerdì per i nostri tifosi. E poi vabbè, l'ultima partita l'avremo domenica 10 maggio, sempre tutte in contemporanea a Mantova. Esatto, anche questo venerdì quindi si gioca in contemporanea, giusto? Sì, tutti 15. In contemporanea. Giustamente, siamo alla penultima di campionato, quindi si deve giocare ovviamente tutti in contemporanea. Come è andato il fine settimana dei ragazzi a Ginevra, le giovani del Como? Abbastanza bene. Sì. Allora, i giovanissimi nazionali hanno vinto questo torneo chiamato Unità d'Italia. In semifinale hanno giocato contro la Virtus Entella, hanno vinto 2-0 e in finale hanno giocato contro il Colico Derviese vincendo per 2-1. Gli allievi nazionali hanno giocato contro il Varese e purtroppo hanno perso per 3-1. I giovanissimi regionali hanno vinto 4-2 con il Brescia, la Berretti ha pareggiato contro il Varese, mentre i più piccoli, i Pulcini, hanno vinto il terzo torneo d'aprile di Pianborno. E quindi tutto sommato. Comunque sì, è stato un buon weekend, un weekend positivo per i nostri ragazzi più giovani. Allora, saluti alla trasmissione, dovete vincere adesso contro il Pavia, un grande defendi, c'è questo tifoso che dice che non si firma, e poi un altro, adesso a questo punto crediamoci ancora, ci vogliamo credere fino all'ultimo, battiamo il Pavia, forza Como, forza ragazzi. Quindi mi pare di capire, Diamante, che insomma tutto sommato, come ecco io direi che la... Quello che ha detto sabato negli spogliatoi il vostro compagno più esperto, che è Antonio Giosa, io direi che si può sottoscrivere. La spina ha detto non è staccata. E devo dire che con quelle parole, forse Antonio, che è un grande e che io colgo l'occasione anche per salutare, ha racchiuso un po' tutto, giusto, Diamante? Eh sì, come ho detto prima, cioè non vogliamo che ci tolgano la spina. E ora abbiamo queste due partite, noi ci crediamo e cercheremo di fare il massimo. Beh, però ascolta, vincendo le tutte e due, effettivamente a quel punto, vincendo soprattutto quella in casa contro il Pavia, insomma, la situazione... Si metteremo molta pressione. Ecco, bravo, esattamente, esattamente. È chiaro, è probabile, Diamante, che si deciderà tutto all'ultima, no? Sì. Giusto, giusto, è probabile. Per quello è ancora più bello, almeno, giocarsela fino alla fine, poi... Se non ci riusciamo, saranno stati più bravi loro, gli altri. Chi è favorito
chi è favorito, dunque, chi è favorito per salire in per la promozione diretta? Chi è favorito? Ultima domanda. Penso c'è cioè, ormai come il Bassano. Esatto. Poi ce n'è un altro tifoso che dice, aspetta che vado a cercare la domanda. Ecco, che cosa ne pensi di questa, vabbè sì, più o meno era quello che abbiamo già detto prima, cosa ne pensi di questa tua stagione, che voto ti dai? Ecco, e voto ti dai, Diamante? Punto di domanda. Vabbè, comunque mi pare che tu hai già abbastanza risposto. Secondo me come prima stagione, cioè, come ho detto prima, non sta a me dirlo, se come prima stagione tra professionisti mi darei un 7, 7 e mezzo. Perfetto. Come ti sei trovato Como? Questo te lo chiedo invece. Como molto, molto bene. Molto bene. Quindi è il secondo anno, giusto? Sì, secondo anno a Como. Devo dire che appunto per un ragazzo giovane, quindi è stata una per il momento è stata una bella palestra, una bella esperienza. Sì, è stata una bellissima esperienza. Perfetto. Vabbè, chissà, a questo punto ovviamente la speranza di poter prolungare la stagione, cioè, come abbiamo sentito anche nelle parole del portiere del Como, insomma, si spera quindi di poter prolungare questa stagione, di poter andare a giocare ovviamente i play-off. A quel punto, se il Como riuscirà a guadagnare i play-off, visto che sono mesi che ormai ne parliamo, no? A Ginevra tu sei testimone, e qui e là, e forse sì, e forse no, e manca qui, mancano... Ecco, Diamante, senti un po', se riuscirete a centrarli questi playoff, ci sarà una spinta motivazionale, cioè arrivate, come dire, magari sulla spinta dell'entusiasmo e potrebbe essere un Como quindi rigenerato? Speriamo. Oppure, comunque... oppure la lunga stagione, perché in effetti ne avete fatte tante sì, partite. È iniziato a luglio. E... infatti, appunto. Cosa ne pensi? Ma secondo me, cioè, arrivarci poi così che... Non tanti ci credevano, però, ma no, beh, magari io credo che fosse voi all'interno ci avete comunque. Noi sempre creduto, infatti ne manifesta anche la partita da Alessandria. Secondo me, cioè poi una volta arrivati ai playoff si giocano contro squadre molto forti, anzi fortissime, e ce la giochiamo con tutti. Ecco, voglio dire, a quel punto un avversario vale l'altro. Sì. Assolutamente sì, perfetto. Va bene, quindi abbiamo sentito le parole di Diamante, la sua storia, come è iniziato questa sua esperienza qui a Como, il suo idolo Gianluigi Buffon, abbiamo sentito, e quindi a questo punto non ci rimane che magari alla fine fare un ultimo appello con Diamante per i tifosi. Ginevra, allora, che abbiamo detto tutto, sì, praticamente gli giovanili e la partita di venerdì contro appunto il Pavia. Allora, lo ricordiamo, le prevendite per i biglietti già attive e già aperte, ovviamente. Iniziativa, dicevi, per i tifosi, che cosa consiste? Metterò sul sito. Ah, va bene, perfetto, va bene. Quindi l'obiettivo qual è? Quello di cercare di portare, essendo una giornata, tra l'altro venerdì, lo ricordiamo, primo di maggio. Una cosa importante che a quale teniamo tutti è cercare di riempire più possibile lo stadio, in modo tale da poter aiutare anche loro a cercare di vincere la partita, perché comunque è importante da vincere questa e la prossima. Poi, vabbè, noi facciamo il nostro e gli altri devono... Vediamo cosa fanno gli altri. Insomma. Quindi, cercare di mettere pressione agli avversari. Ovviamente, Diamante, senti, cosa ti senti di dire ai tifosi del Como alla vigilia di questo scontro? Era decisivo quello di Alessandria, ci ripetiamo. Ormai alla fine tutte le partite... Sono tutte decisive, Diamante. Vabbè, comunque, anche quella di venerdì, soprattutto quella di venerdì, caro il mio porterone, è importante. Cosa ti senti di dire? Mi sento di dire che, visto che per noi è importante, se vengono allo stadio ci daranno una grossa mano con il loro tifo. Perfetto. Allora, Diamante vi chiede ancora, ma lo aveva già fatto anche il direttore sportivo Giovanni Dolci qualche settimana fa, ricordi Ginevra, effettivamente anche lui aveva chiesto, insomma, unità, stiamo vicino ai ragazzi, vicini alla squadra. Certo, ultima considerazione davvero, poi chiudiamo la puntata, Diamante, qualche punto quest'anno, un po' di rammarico se dovessimo non andare ai playoff, cioè, perché insomma un po' di punti buttati via ci sono stati. Sì, buttati via adesso è un termine improprio, uno sta dietro il microfono, sì. Non è, però hai capito cosa dice. Sì, è normale, ci sono state partite in cui forse meritavamo di più e la cosa strana è che facciamo meglio fuori casa che in casa e questo ci fa pensare un po'. È vero, il Como quest'anno ha fatto forse meglio fuori, giusto? Secondo me come forse... Ma come mai? Questo non lo so, è una domanda che è un caso. Non riesco a rispondere. No, è vero, so. È vero.
Como quest'anno sicuramente, come dice Diamante, ha fatto veramente meglio fuori che in casa. Sì, tra le migliori, quindi il Bassano. 11 vittorie, va bene, insomma. Allora, speriamo, incrociamo le dita, speriamo che questo si possa invertire la rotta e vincere anche in casa, anzi, non si può, si deve vincere. Venerdì, in bocca al lupo, Diamante, grazie di essere venuto oggi qui a Ciao Como e a Curva Bianco Blu, grazie Ginevra. Grazie. Ci vediamo lunedì, speriamo in una grande puntata lunedì prossimo con altri ospiti, grazie a Luca Tommasoni, Paolo Bianconi, i nostri registi, ci fermiamo, buona serata e buona continuazione con i nostri programmi. Formaggio e miele, per me è il massimo dello spuntino. Ambrosoli, il massimo del miele. Curva bianco-blu.